Presidente, buongiorno, ben ritrovato. Facciamo un bilancio anche di questo mese e mezzo passato qui in Italia. Com'è stato? Com'è andato? Fino ad oggi bellissimo, no? Dopo domenica non so, ma no, è stato bellissimo perché sono ritornato in Calabria dopo 12 anni. Tutti mi chiedevano: ma come mai ora Firenze, la tua città, non vieni mai in Calabria? So, questa volta ho partito dalla Calabria, dove siamo andati a Roma e dopo Firenze, no? Roma per la prima partita. Calabria è stato bellissimo, no? Noi abbiamo il più bel mare del mondo, Calabria, Meraviglioso. ok? Ho portato le televisioni in giro a vedere tutti i posti dove sono nato, dove ho giocato, dove c'era mia nonna. È stato bellissimo. Un po' di luce anche sulla Calabria e poi l'arrivo e l'incontro No, con voglio questi dire un'altra italiani. cosa, mi spiego. Vedete che là ci sono pure muri, muri non romani, perché noi siamo più vecchi dei romani. Ci sono muri grechi, greci e romani, voglio dire. Ci sono torri degli saraceni, li chiamavano, torri normani. So, abbiamo pure un pochettino di monumenti là. Non come Firenze, ma pure in Calabria ci sono i monumenti. Un paese ricco di Sì. storia, assolutamente. Ma torniamo anche alla Fiorentina, perché è arrivata a Firenze, ha avuto l'occasione di vedere e conoscere Mister Italiano di persona e divertirsi con la sua Fiorentina. Io, eccellente, no? Ci avevo parlato con l'italiano al telefono, ma mai incontrato, l'ho incontrato qui. Lui ha fatto il gran lavoro che ci richiedevo. Noi abbiamo detto dal primo giorno con il nuovo allenatore: vedi che c'hai e ci dice tu che c'hai bisogno. Dopo che beh, siamo andati a Moena, lui ha visto, ha accettato molti giocatori che un altro allenatore forse non avrebbe fatto, e da lì è partito negli ultimi 2 o 3 settimane del mercato di comprare Orgazzola, di comprare Torreira. Poi dall'Argentina è arrivato Nico Gonzalez, Malè, che era già nostro da gennaio. Poi è Sì, arrivato bravo, Nastasic, che è ritornato a Nastro si Firenze. c'è ritornato da Firenze, e dopo abbiamo recuperato Saponara, Sotil, sono ritornati, e questo Dugo che sta meravigliando tutti, no? Sta facendo molto bene, e ognuno di noi siamo contenti perché non è vero che 9 dei 11 della squadra si dovevano mandare fuori. Questo è stato provato dal nostro allenatore, no? Lui ci ha messo tanta volontà, ha riorganizzato la squadra col suo 4-3-3. E giocatori che non giocavano un anno fa a Firenze ora giocano spesso, tipo Caleon, ok? È un percorso dal primo giorno fino ad oggi che è andato tutto benissimo. Perdendo la Roma, tutti ci hanno detto che è stato un bel gioco che ha fatto la Fiorentina, e da lì ora siamo a 12 punti, che vuol dire 2 punti a giornata, e io ce l'ho detto all'italiano: vedete che se Spezia hai fatto 39 punti con metà degli ingaggi che abbiamo qui alla Fiorentina, qui si devono fare il doppio, Fatto una ok? proporzione. Le piace questo 4-3-3 Sì. spumeggiante, questo gioco Sì, divertente, un po' alla sì, sì. ricerca del gol? Guarda, quando ci vuole, ci vuole, quando ci vuole la difesa, ci vuole la difesa. Mi è piaciuto anche quando lui ha protetto negli ultimi 10 minuti l'1-0 che avevamo con l'Udine. Quando ha messo Igor mi è piaciuto molto quello là, perché è vero che si può andare avanti a fare gol, ma si deve pure proteggere la nostra zona. Dragos che ha fatto un grandissimo lavoro in quella partita, e la nostra difesa ha fatto molto bene. Abbiamo parlato appunto di fare il doppio dei punti della Spezia, quindi può essere questo l'obiettivo. Obiettivo dal primo giorno, parte sinistra della classifica, dopo si vede. Fino ad oggi stiamo andando meglio di quanto aspettavo. Domani non si sa, ma credo che se continuiamo a questo passo, i nostri tifosi saranno molti, ma molti contenti.
Facciamo un passo anche su quello che è stato il percorso del Viola Park, l'abbiamo vissuto insieme anche in questi mesi, tante istituzioni, tanti personaggi fino alla prima squadra lo hanno visitato, l'hanno apprezzato, a che punto ecco, siamo, che cosa ci aspetta e poi di infrastrutture, parliamo anche di stadio. Sì, guarda, su Viola Park, archeologisti sono ancora lì. Non sono stato dopo un anno ancora capace di mandarli a casa, ok? Stanno trovando più tombe romane, questa è la legge in Italia, si deve fare, no? Sul progetto, guarda che cose sono incrementate ancora perché, l'acciaio costa molto di più oggi che costava un anno fa. Ma come tempi, spero che, come ha detto Casamonti, non spero, ma sono quasi sicuro, no? Che prima della festa di Natale il Viola Park sarà tutto occupato, in preparazione per la prima squadra, perché la prima squadra credo che non la portiamo lì prima dei mondiali in Qatar. E quando arriveranno, speriamo che possano entrare nel centro, nel Viola Park. Per quanto riguarda invece lo stadio, c'è stato qualche sviluppo? No, niente da parte mia. Ho visto Nardella un giorno, ci dicevamo che ci incontriamo, non è successo. Ora quando ritornerò, credo che ci vediamo, vedere come sta andando avanti. Un altro tema importante che abbiamo toccato in questa sua presenza italiana è stato quello della situazione finanziaria del calcio, che è in difficoltà soprattutto post pandemia. Guarda, la pandemia ha colpito tutti, però ogni società ha avuto non solo i suoi problemi, ma ha finanziato i suoi problemi. Dalla parte della Fiorentina, questo l'ho detto un altro giorno, no? Io ho detto, l'unica promessa che vi faccio di sicuro è non vi dovete preoccupare che qua si va in bancarotta, non si andrà, ok? Che vuol dire questo? Che quando c'è bisogno di soldi, noi li portiamo ad aiutare la Fiorentina ad andare avanti. Questo non è stato fatto da tutti. Okay? Ci sono certi controlli dalla Lega, dalla FIGC, che si chiama l'indice di liquidità, che sono mandati ai controllori ogni 6 mesi. E io ho visto che, solo dopo il campionato, ho letto nei giornali che dopo il campionato che è finito ci sono state molte squadre che non erano in compliance con questi, con questi dati. La Fiorentina sì, ma le altre no. E questo non è giusto perché il calcio si può falsare in due modi. O che ci metti l'arbitraggio, che non credo che succeda, c'è il VAR è stato messo e ora si vedono tutti gli sbagli che si possono fare. E siamo andati molto avanti, credo io, nell'arbitraggio del calcio italiano. Sulla cosa finanziaria si deve guardare, perché se io metto i soldi, non ho debiti, e dopo perdo, come ha fatto quello del Parma, no? Che ha comprato, è andato in Serie B, che non è giusto, e gli altri che non hanno pagato i loro debiti, non sono stati entro le regole. Non credo che sia giusto che non ci sono penalizzazioni per queste, o nel passato o nel futuro. Nel passato lo possiamo lasciare, ma nel futuro le cose devono cambiare qui, perché le leggi, come ho detto, su tutto nel primo giorno devono essere uguali per tutti. Torniamo a parlare di Fiorentina. Domenica arriva il Napoli, Sì. partita importante, primo classifico in questo momento. Ecco che partita Ah, vorrebbe vedere. guarda, prima di ogni cosa voglio dire ai fiorentini che facciamo i bravi, ok? Per essere rispettati dobbiamo rispettare gli altri. Io l'ho detto dal primo giorno e lo voglio ripetere che voglio un clima bello, pure se si perde, ok? Non voglio vedere quello che ho visto ad Atalanta. Certamente voglio che i ragazzi siano incoraggiati, di fare una bellissima partita e credo che questo ci sarà. Però
Dopo, come viene, viene il risultato. Ma come ho detto l'altro giorno, ogni tanto il Napoli deve perdere. Meglio che perde con noi che perde con qualcun altro, no? So, ce la facciamo questa partita, io sarò lì, sarà l'ultima partita prima di ritornare in America. Esatto, quando la rincontreremo, ha già una data Non lo di so questo, ritorno. ma credo che ora vediamo, guarda, perché ci sono troppi problemi con il Covid. Grazie al Signore, la mia azienda di MediaCamp sta andando molto, molto bene in questi tempi, ma ora vediamo. Spero di poter dire, non lo confermo, può dire che sarà, forse sarà il mio primo Natale in Italia dopo che sono partito dall'Italia andare in America quando avevo 12 anni. Ok? Bello, Spero di bello. portare mia moglie. Qui a Firenze per stare il Natale con i fiorentini. Festeggiamo in Italia. Sì, ecco la squadra. E con la squadra. Ci vogliamo lasciare con un messaggio ai nostri tifosi? Un saluto ai nostri No, tifosi? guarda, i tifosi, come sempre, voglio ringraziare perché sono sempre vicini alla squadra. Io l'ho visto a Genova, l'ho visto ad Atalanta e siete stati bravissimi. Vi ho visto a Udine, ok? Vi voglio ringraziare perché senza di voi la squadra non è lo stesso, ok? So, con il vostro aiuto credo che si andrà avanti, certamente, spero, sempre spero, no? Perché non si sa di sicuro, sempre meglio dell'anno passato, dei 2 anni passati. E grazie ai tifosi per essere sempre vicini al Viola. Ah, e con il massimo rispetto, non solo vicino, con il massimo rispetto dalla squadra, dalla dirigenza, dalla società e degli opponenti. Grazie allora Presidente, buon viaggio e buon Grazie lavoro. Veronica.